Chris, ho avvistato il nemico! Punta a 18 gradi per 4! Considerando la distanza e i tempi di percorrenza del cortile, abbiamo la vittoria in pugno! Sei stata battuta, Joy! Lancio della controoffensiva! Non puoi nasconderti, Chris! Coprimi, Gizmo! Metterò fine alla sua scorta di munizioni! Signor sì! Preparati a sferrare un vero attacco, Gizmo! Chris, il mio sistema di guida sembra funzionare male! Non preoccuparti, ho solo bisogno di ricalibrarlo. Oh no! Gizmo! La scheda madre di Gizmo non dovrebbe mai bagnarsi! Guardalo! È del tutto fuori controllo! Ciao Joy. Grazie a Dio sta bene. Faresti meglio a portarlo dentro e far eseguire a tuo padre una diagnostica completa. Andiamo, Gizmo. Io sto con Joy. Casa sua è anche casa mia. No, casa tua è da questa parte. Aiuto! Chris sta cercando di rubarmi! Io non sono il tuo robot, sono il robot di Joy. Hai completamente deformato il suo settore di memoria, Joy! Ora pensa di essere tuo! Chris, mi dispiace davvero tanto! È stato un incidente! Ti prego, perdonami! Non ti perdonerò mai per questo, Joy! Superbook! Vi sto portando ad incontrare due fratelli gemelli, per i quali il perdono sembrava impossibile. Grande, chissà dove siamo adesso. E Gizmo è fuori uso. È tutta colpa tua, Joy. Potremmo essere in guai seri se succede qualcosa. Io? Non ho fatto nulla! È Superbook che ci ha portato qui! Dove siamo, Gizmo? Se riesci a dircelo, ovviamente! No, non posso dirlo a te! Ma posso dirlo a Joy dove siamo? I miei geosensori indicano che siamo nel deserto del Negev, nel sud di Israele. Per chi non lo sapesse, è il Medio Oriente circa 3800 anni fa. E ora... il mio zoom telescopico! Oh oh! Due ragazzi stanno correndo verso di noi! Oh! Vediamo cosa sai fare! Coraggio, bambino! Guardati! Ci sono quasi! Non mi batterai! Ti ho preso! E dove stanno andando così di fretta? E ancora più importante, perché stanno tornando così in fretta? Fuori dai piedi, Esaù! Ho vinto io, Giacobbe! Guarda cosa hai combinato, Esaù! Tu mi hai strattonato, Giacobbe, il gomito! Andiamo! In realtà penso che abbia vinto tu, Giacobbe, vero? Sbagliato, Chris! Era Esaù! La sua mano ha toccato per prima la roccia! Non ascoltate nulla di ciò che dice! Non ascolto le ragazze! Beh, ma ascolti la mamma! Dopotutto sei il cocco di mamma e il ragazzo dolce e depilato! Rimangiatelo! È la verità! Ho detto rimangiatelo! Giammai! Adesso basta! Esaù, figlio mio, ti dichiaro vincitore!
Sebbene siano nati a pochi minuti di distanza, Esau è stato il primo. Anche Giacobbe è un figlio meraviglioso, ma Esau ha il mio diritto di nascita. Cos'è un diritto di nascita? Come fai a non sapere cos'è un diritto di nascita? Oh, Joey, aspettami! Il figlio primogenito eredita sempre il doppio di ogni altro figlio e governerà la famiglia. Ho capito! Ha più autorità su di te, allo stesso modo in cui Joey ha più autorità su di me rispetto a Chris. E la nostra è una famiglia benedetta. Il Signore parlò a mio padre Abramo anni fa e gli disse di guardare in alto nel cielo. Abbiamo sentito questa storia molte volte, padre. Il Signore disse ad Abramo: alza gli occhi al cielo e conta le stelle, se riesci. Quella sarà la discendenza che avrai. Wow, la vostra è proprio una grande famiglia. E come primogenito, tutto ciò che Dio ha detto sarà compiuto con te, Esau. Che ne dici di far rimanere i tuoi amici per cena? Perché non vai a cacciare qualcosa per lo stufato? Posso andare io, padre? Lo so, Giacobbe, ma il tuo ginocchio sembra ferito. Inoltre tu sei un uomo mite, che preferisce alloggiare nelle tende, adatto per altre cose. Va a cacciare Esau prima che questa tempesta ci raggiunga. Sì, padre. Vado con Esau. E io andrò con Joey. Va bene, andate. Madre, sembra che preferisca Esau a me. Lui ti ama, Giacobbe, solo che non lo comprende. Ma il Signore ti favorisce. Sei tu il predestinato. Sei stato scelto per guidare una grande nazione. Ma Esau ha il diritto di nascita. Non è lui destinato a essere il capo. Il Signore Dio vuole che Giacobbe abbia il diritto di nascita e il tempo sta per scadere. Quando ero incinta di Giacobbe ed Esau, dentro di me lottavano continuamente, scalciavano e combattevano, erano sempre a darsi battaglia. Ero così tanto preoccupata per questo che andai a pregare Dio. Signore, se tutto va bene, perché sento una lotta dentro di me? I figli che porti in grembo diverranno due nazioni. Fin dal principio, le due nazioni saranno rivali. Una nazione sarà più forte dell'altra, ed il tuo figlio, tuo maggiore, servirà il figlio più giovane. Giacobbe, tu sei il figlio più giovane di cui parlava il Signore. Un giorno Esau servirà a te. Avete fatto bene a venire. Vi mostrerò i segreti della caccia. Anche tu sei destinata ai lavori in tenda. Saresti dovuta rimanere con Giacobbe. Forse dovremmo tornare indietro, eh? Ottimo. Sto morendo di fame e non abbiamo cacciato nulla. Mio padre ne sarà deluso. È delizioso, Giacobbe. Perché andare a cacciare quando si può cucinare? Perché se oggi fossi andato io a caccia, avrei potuto dimostrare a mio padre quanto valgo. Eh? Aspetta, guarda, siamo solo noi! Oh, sei proprio un cacciatore, Giacobbe. Non sai nemmeno riconoscere una bestia a due zampe da una a quattro.
Ah, sono affamato. Dammi un po' di quella minestra rossa. Questa minestra? Dammi la tua eredità, fratello. Vendimi il tuo diritto di nascita. Avanti, sto per morire di fame, fratello. Dammi quella minestra. Dammi la tua eredità, fratello. Vendimi il tuo diritto di nascita per una ciotola di deliziosa minestra. Su, dammelo! Cosa sta facendo? Dammi la tua eredità, fratello. Vendimi il tuo diritto di nascita come figlio primogenito. Se tanto devo morire di fame, a cosa servono questi diritti? Giurami che lo farai, qui e ora. Diritto, diritto. Ti giuro che avrai il mio diritto di nascita. Avanti, adesso dammi la minestra. Grazie, caro fratello. È Superbook! Andiamo! Non verrò con te. Io sono il robot di Johnny. Allora, io... Ciò a cui avete assistito è solo l'inizio della grande divisione tra questi due fratelli. Ora dove siamo? I miei geosensori indicano che ci troviamo in un posto chiamato Aran, ma molto tempo dopo. Fammi leggere su... Non ti credo ancora! È stata mia madre a dirmi che sarei dovuto venire qui, che sarei stato al sicuro con la vostra famiglia. Ma quello è Giacobbe? E non ho preso nulla dalla tua famiglia che non mi fosse stato dato. E se si ricorda di noi, avrà molte più domande di quante risposte potremmo dargli. Forza, dobbiamo camuffarci. Ti proteggerò io, Joey. Ecco, metti questi. Gizmo, li ho trovati! Questi sono per Joey! Silenzio! Gizmo! Tu, i figli di Laban vi hanno detto di spiarmi? Giuro, non volevamo origliare. Siamo innocui, davvero? Beh, non rimanete lì senza far nulla. Ripulite questo disordine. Oh, wow! È davvero un gran brontolone. So come possiamo fargli tornare il buon umore. Avanti, metti questi. Ha un profumo davvero buonissimo. Ah, l'ho stufato. Proprio come lo faceva sua madre quando era un ragazzo. Pensavamo che fossi affamato. Cosa? Oh, non ho proprio appetito. Ma vi chiedo scusa per essere stato così sgradevole con voi. Cosa c'è che non va, Giacobbe? La notte scorsa, Dio è venuto da me in un sogno. Mi ha detto... Giacobbe, torna al paese dei tuoi padri, dei tuoi parenti, e io sarò con te. Spero soltanto che mio fratello Esaù non porti ancora rancore per quello che ho fatto molti anni fa. Potresti chiedergli di perdonarti. Voglio dire, non importa quello che si è fatto, se si è davvero dispiaciuti. Dovremmo essere perdonati, giusto? Io proprio non lo so. Anni fa... ho ingannato mio padre nel darmi la benedizione di mio fratello. Il perdono può esistere per chi commette atti simili. Isacco ha detto che benedirà Esaù prima della sua morte. Ma devi andare da lui e ricevere questa benedizione. E tu l'avrai se farai come dico io. Mio fratello Esaù è un uomo peloso. E io non lo sono. Se mio padre dovesse toccarmi e capire che sto cercando di ingannarlo, metterebbe una maledizione su di me invece di benedirmi. Lascia che la maledizione cada su di me. Così ho fatto come mi disse mia madre. Quale dei miei due figli sei tu? Sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai chiesto.
Adesso mangia ciò che ho cacciato per te. Dopo potrai darmi la tua benedizione. Vieni, vieni più vicino, così posso toccarti e assicurarmi che tu sia davvero Esau. La voce è di Giacobbe, ma le mani sono di Esau. Per favore, vieni un po' più vicino e baciami, figlio mio. È certo che l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. E così mio padre mi diede la sua benedizione, la benedizione che apparteneva a Esau come suo primogenito. Cosa fece Esau quando lo scoprì? Ha detto che non mi avrebbe mai perdonato e che avrebbe voluto uccidermi. Accidenti! Nemmeno io sono così rancoroso. Mia madre e mio padre mi hanno mandato qui per stare con mio zio Laban, finché la furia di Esau non si fosse placata. Il momento di affrontare il mio passato si avvicina. Quando lo vedrò, offrirò ad Esau molti doni di pace, affinché possa finalmente perdonarmi. La servitù ha fatto come ho detto. Hanno portato i doni a mio fratello Esau. Maestro, tuo fratello ti sta aspettando con più di 400 uomini. Temevo che fosse ancora arrabbiato. Sembrano versi di lotta. Probabilmente Esau è venuto a chiudere i conti con Giacobbe. Ehi, provengono da quella parte. Chi sono? Lasciami andare. Sta spuntando l'alba. Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Qual è il tuo nome? Giacobbe. D'ora in poi il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele. Perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini. E hai vinto. Joy, questo è Dio. Giacobbe ha lottato con Dio. Giacobbe, cosa è successo qui? Chiamerò questo posto Peniel, perché ho veduto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Ah. Povero Giacobbe, non ce la farà mai! Certe volte chiedere il perdono è la cosa più difficile. Spero che sappia cosa sta facendo. Forse invece del perdono, Giacobbe dovrebbe chiedere un esercito delle dimensioni di quello di Esau. Non posso guardare! Ok, solo una spezzatina. No! Meglio di no! Thank you.
Giacobbe, fratello mio. Cosa sta succedendo? Giacobbe si sta inchinando. Sì, 7 volte, mostrando un profondo segno di riverenza verso suo fratello. Sì! Joy. Sì? Se Esaù ha perdonato suo fratello dopo tutto quello che gli ha fatto, allora io posso perdonare te per quel piccolo incidente con Gizmo. Davvero, Chris? Davvero, io ti perdono. E spero che mi perdonerai per essere stato così... non lo so, così cattivo. Alla fine non è che io non mi sia mai sbagliato. Perdonata? Perdonata. È bello riaverti, fratello. Ottima idea usare ventagli solari di tuo padre per asciugare i circuiti di Gizmo. E ora vediamo se funziona. Speriamo. A più tardi, Gizmo. Devo andare a casa. Va bene, Joy. Ci vediamo. Avanti, Chris. L'ultimo che arriva a casa è un nuovo marcio. Sono contenta che le cose si siano sistemate. Anche io, ma niente più combattimenti con l'acqua. Ciao cane, ciao cane, Gizmo, ciao no, cane, Gizmo, quel cagamento, padrone, aspettami, padrone. Risorto sei, salvezza dai. Ora perdona gli errori miei, diventa il mio Signore Re. Cambia la mia vita e aiutami a vivere. Risorto sei, salvezza dai. Ora perdona gli errori miei, diventa il mio Signore Re. Cambia la mia vita e aiutami a vivere. Vita e aiutami a vivere.